È bello fare un'intervista senza concordare alcunché. Significa che si ha di fronte, a fianco, una persona con la quale si può parlare di tutto e di più. Alberico Gambino. Beh, salve, buon pomeriggio. Alberico, mancano poche ore a domenica, sì, e poi il verdetto del popolo. Tu hai innestato un messaggio che ha riscosso un grandissimo successo. Il cuore. Sì. Sì, il messaggio del cuore è molto semplice, perché io ritenevo e ritengo oggi ancora di più che ormai il 9 è vicino, il 9 giugno, e dal 10 in poi c'è bisogno di cercare di creare le condizioni per avere una città sempre più coesa, più unita, in termini di idee, di passioni, perché soltanto in questo modo, io dicevo, lanciando il cuore oltre l'ostacolo, potremmo ricominciare a svegliare questa città che, a mio avviso, versa in uno stato comatoso e che ha bisogno in tutti i modi di essere appunto risvegliata, di essere rianimata, di mettersi, di rimetterla in piedi, iniziare a farla camminare, correre e poi volare, come spesso dico, verso quegli orizzonti che io, con grandi sacrifici, con grande passione, con grande determinazione ovviamente, raggiunsi nel 2002-2009, anni magnifici, anni durante i quali questa città era diventata protagonista in uno scenario politico, amministrativo, in provincia, in regione, a livello nazionale, per quello appunto che eravamo riusciti a realizzare. Ovviamente c'è tanta volontà, abbiamo le idee chiare per ripartire, quindi c'è tanta voglia di ricominciare dal 10 in poi, con appunto mettendo sempre davanti il cuore, perché a fianco al cuore poi ci mettiamo anche quel pizzico di intelligenza che ognuno di noi ha e che deve mettere a disposizione della propria comunità. Una campagna elettorale fatta col sorriso sulle labbra, con abbracci e tanta disponibilità, ma non solo da parte tua, ma da parte degli elettori che ti hanno accolto in casa loro in maniera eccezionale. Devo dire la verità, c'è stato grande entusiasmo, sto riscontrando grande entusiasmo innanzitutto tra coloro i quali hanno voluto sostenere la mia candidatura e si sono candidati nelle liste che appunto appoggiavano questo programma e questo progetto che io ho sottoscritto qualche mese fa. Ma poi la cosa più bella è avere la possibilità di poter guardare negli occhi i miei concittadini, guardare negli occhi tutti quanti loro e immaginare che cosa questa città può diventare. Io dico che quello che realizzerò nei prossimi 5 anni sarà un programma ambizioso e scriveremo la storia, a mio avviso, attraverso appunto la realizzazione del piano urbanistico comunale, poi il PU e quant'altro, la storia di Pagani dei prossimi 50 anni. Quindi c'è bisogno di sobrietà, c'è bisogno della capacità di ascoltare e confrontarsi con i nostri concittadini, con le associazioni di categorie, con il mondo degli imprenditori, degli artigiani, dei commercianti, con i professionisti tutti, con il mondo della cultura, dello sport, perché il piano urbanistico comunale rappresenta l'anima della città per i prossimi 50 anni e noi dobbiamo cercare di renderla quanto più confacente a quella che è la storia, la tradizione, la cultura paganese, perché attraverso la nostra storia possiamo poi come dire, costruire e immaginare un futuro molto positivo per i nostri concittadini. Quindi da questo punto di vista sono estremamente determinato ad andare avanti entro fine anno a completare il piano urbanistico comunale. Qualcuno ha messo in giro la voce che tu alle prossime politiche ti dimetterai per andare a candidarti alla Camera dei Deputati. Vogliamo chiarire. È un'altra voce che si sta mettendo in campo, lo stanno mettendo in giro già da qualche settimana. Io lo ripeto, lo ribadisco, tra le altre cose ho sottoscritto un patto con i miei concittadini 10 giorni fa, venerdì scorso 15 giorni fa, a Largo De Felice, dove il mio impegno è quello di realizzare tutto ciò che ho descritto e sottoscritto, e ho detto anche che io
con l'aiuto del Signore mi auguro di poter amministrare questa città per i prossimi 5 anni, 5 anni che vorrei vivere con grande intensità, con grande passione, ma soprattutto con la capacità di confrontarmi quotidianamente con tutti quanti voi che siete gli unici veri miei interlocutori a cui devo dare sempre e comunque conto, il cittadino protagonista dell'azione amministrativa che andremo a mettere in campo dal 10 di giugno in poi. 3 punti di riferimento: centro sociale, auditorium, scuola elementare Manzoni. Sì, partirei proprio da quest'ultima. Ho preso un impegno con la mia città che entro la fine dell'anno andremo in gara per restituire alla città una struttura importante, storica, e quindi restituirla alla città, ai nostri bambini, ai nostri genitori, e restituirla anche all'economia di quell'area che purtroppo ha sofferto moltissimo e sta soffrendo moltissimo dalla chiusura di quella scuola, perché effettivamente è una cosa che bisogna affrontare e risolvere. Centro sociale, sì, è un'altra struttura che non si capisce se è carne o è pesce, non si capisce in che modo, in che termini bisogna ripristinarla. Io l'altro giorno nei parchi di Traversa Taurana, dove ho preso anche impegno che realizzerò quella strada di penetrazione da via Mangioni a via appunto all'interno dei parchi, perché non si capisce perché ad oggi quella strada, visto che ci sono anche finanziamenti, visto che a suo tempo avevo rifatto tutte le procedure di esproprio e il Consiglio di Stato nel 2011 aveva definito che si poteva realizzare quella strada, non si capisce perché ad oggi quella strada non è stata ancora realizzata. Ho preso un impegno con i bambini di quell'area, di quella zona, di ripristinare immediatamente quei campi di calcetto e di basket e di restituirla appunto alla comunità. E perché no, magari anche immaginare di poter sempre in quella zona fare dei piccoli spogliatoi in modo tale da poter rendere quanto più fruibile, nel miglior modo possibile, quei campetti ai ragazzi, ai nostri giovani. Poi lui mi parlava del centro dell'auditorium di teatro. Beh, là è un altro degli orrori di questi ultimi anni. Una struttura che ho realizzato con finanziamenti extracomunali, che ho realizzato con grande determinazione, perché ricordo ancora oggi che dovemmo a suo tempo, per avere questo finanziamento, realizzare il progetto, acquisizione dell'area, cambio di destinazione d'uso dell'area e andare in gara in 3 mesi. Lo ricordo, ricordo. Oggi può sembrare una cosa da extraterrestri, invece no, si poteva fare, si può fare anche questo tuttora oggi, se c'è la determinazione, la voglia, il coraggio e soprattutto la lucida follia di un amministratore. E purtroppo però devo constatare che proprio l'altro giorno sono stato a fare delle riprese nei 2 piani superiori all'auditorium ed è tutto abbandonato, tutto distrutto, condizionatori d'aria che sono stati strappati dalle mura, parquet che in alcune zone non si trova più, è tutto un peccato. Ovviamente dobbiamo assolutamente ripristinarlo immediatamente e fare sì che quella che era nata per diventare la culla della cultura di questa regione possa riappropriarsi di questa mission, e quindi con tutti coloro i quali sono amanti della cultura, per fare teatro, dare la possibilità ai nostri bambini, ai nostri giovani, e non soltanto tutti, non soltanto a chi ha disponibilità economiche, di poter fare musica, di poter fare teatro, poter fare recitazione, poter fare danza, poter fare pittura, poter fare corsi di fotografia, tutto ciò che è arte e che serve ad addolcire l'animo dei nostri giovani. Quindi questo è un altro degli impegni che immediatamente dobbiamo mettere in mano. Ovviamente la città verso uno stato disastroso un pochettino dappertutto, potremmo parlare del parco urbano, piuttosto che della piazzetta che realizzai adiacente al multisala cinematografico, piuttosto che il parcheggio interrato di via Garibaldi, piuttosto di quel parcheggio che non è stato mai inaugurato di via Garibaldi. Ecco, per esempio, io invece di fare illegalmente, illegittimamente, come è stato fatto in questi ultimi giorni, delle false inaugurazioni, perché inaugurazione proprio già in campagna elettorale è illegale farlo, immaginare poi fare delle false inaugurazioni come quella della prima pietra del cimitero, piuttosto del comando della polizia municipale, dove purtroppo al cimitero non ho visto ancora
un operaio lavorare, del comando della polizia municipale, ovviamente non è funzionante, quindi invece di fare false inaugurazioni sarebbe stato meglio fare un'inaugurazione, quella che io realizzai del un parcheggio di via Risorgimento, che diciamo può essere fruibile ai nostri concittadini, e che anche questo avesse uno stato pietoso, abbandonato, c'è un ricettacolo di rifiuti. Mi sono recato là l'altro giorno, alcune signore dai balconi dicevano: Alberì, ma è mai possibile che questa dobbiamo stare alla mercé di persone che arrivano di notte pure a svessare rifiuti senza nessun tipo di controllo? Prima ci stava uno che apriva e chiudeva, ovviamente la porta per i pedoni, per l'uscita pedonale, è chiusa. Di cosa dobbiamo parlare? Alberico, nel tuo passato hai sempre parlato di Pagani come città del Natale, visto che qui abbiamo i resti, il corpo di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, che è l'autore di grandi, grandi canzoni pastorali che inneggiano al Santo Natale. Riprenderai questo discorso? Assolutamente sì, perché era una cosa su cui avevo scommesso dall'inizio. Turismo religioso, Sant'Alfonso Maria dei Liguori, Beato Tommaso Maria Fusco, i santi martiri Felice e Costanze, Gesù Bambino di Praga, i tanti tesori che la abbiamo, Madonna delle Galline, i tanti tesori che abbiamo nelle nostre chiese, e poi ovviamente la Madonna del Carmelo detta delle Galline, perché io ricordo benissimo quando osai investire alla Borsa Internazionale del Turismo per promuovere appunto quella che è la nostra tradizione, il nostro folklore. Ovviamente innanzitutto e soprattutto quello che è un momento estremamente religioso legato a questa bellissima tradizione della Madonna del Carmelo, detta appunto delle galline, ma poi gli odori, i sapori, i prodotti tipici, i prodotti tipici locali e i balli tradizionali, i suoni delle nacchere e delle tamburre. Purtroppo negli ultimi anni anche questo dobbiamo evidenziare che è stato... è andato scemando, perché quando in villa comunale si accede la domenica pomeriggio e non c'è la possibilità di poter ballare, di suonare, perché ci sono chi fa la frittura di pesce, chi fa altre cose, ecco, che nulla hanno a che vedere con la festa, la tradizione nostra della Madonna del Carmelo, allora vuol dire che bisogna ritornare a riappropriarci della nostra cultura, della nostra tradizione, perché altrimenti svanirà tutto ciò che ho realizzato a suo tempo. Però Pagani, città del Natale, Sant'Alfonso Maria dei Liguori, in prima come figura principe del Natale, autore che, come tutti quanti noi sappiamo, di novelle natalizie bellissime, Tu scendi dalle stelle, Quando nasce il ninno, e quindi io ricordo che nel 2003 fece un concorso internazionale via internet di chi faceva l'arrangiamento migliore di Tu scendi dalle stelle. Vinse un americano che fece un arrangiamento sublime, come dobbiamo riprendere per far conoscere anche la storia popolare oltre che culturale, certo, di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, che è stato proprio per questo un grande santo, perché oltre a essere il dottore della Chiesa, un teologo eccezionale, è stato anche un uomo del popolo, quindi bisogna far sì che questa storia possa essere conosciuta il più possibile in tutto il mondo. Ovviamente a fianco a questo movimento religioso bisogna incentivare la realizzazione e la costruzione di strutture ricettive che possono, ecco, far fronte a quella che deve essere una richiesta e una domanda che possa rappresentare un volano per l'economia della nostra città, uno dei volani dell'economia della nostra città. Senti Alberico, senza voler essere a tutti i costi Cicero pro domo sua, ma tu hai suscitato tanto entusiasmo in questa campagna elettorale, entusiasmo che ti ha ripagato, adesso devi chiedere con lo stesso entusiasmo che ti si ripaghi anche domenica prossima. Assolutamente, innanzitutto stasera a Largo De Felice, quindi Goppe e Croce a Casa Marrazzo, per essere chiari, chiuderemo la campagna elettorale,
e mi auguro che questa chiusura possa essere un momento di gioia e di festa che possa condividere con tutti quanti voi. È una festa che deve durare per la città di Pagani almeno per i prossimi 5 anni, 5 anni durante i quali io e voi ed io dobbiamo rimboccarci le maniche, lavorare col sorriso sulle labbra, far sì che questa città possa ritornare ad essere protagonista e possa risalire la china dalla profondità in cui oggi la troviamo. Poi un altro appello, è importantissimo domenica prossima, quindi fra 2 giorni, andare tutti quanti, recarsi tutti quanti ai seggi per votare. È importantissimo andare a votare, perché guardate, perdere 5 minuti per andare a votare è fondamentale, perché se non si va a votare poi non ci possiamo neppure lamentare nei prossimi anni se le cose non andranno come noi desideriamo che invece vadano avanti. Quindi è importante andare a votare. Si può votare per un candidato, si può votare per un altro candidato, è importante andare a votare. Poi, come dire, il sindaco Scente è stato contento quando nel primo turno ha preso il 25%. Io sono rimasto un poco non tanto contento col 49% e 40%. Quindi accontentiamo entrambi. Diamo il 25% al competitor, diamo più voti al sottoscritto e così vivremo tutti quanti felici e contenti. Prima di chiudere, basta mettere la croce senza scrivere. No, professor, la X. No, la X. Ah, la X. Basta così, sì, croce. Sì. Mettiamo la X. Mettiamo la X, solo c'è il cognome stampato. Basta mettere la X senza scrivere, perché la scheda potrebbe essere annullata. Allora, Alberico, sempre con il cuore? Sempre con il cuore, con l'amore, con la consapevolezza che dal 10 giugno in poi tutti quanti insieme dobbiamo lavorare per riportare questa Pagani, la mia Pagani, dove merita. E allora, in bocca al lupo e buon voto. Ciao. Ciao.